Com'è freddo qua fuori. Cari ragazzi e care ragazze, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Stasera sono qui fuori al confine fra l'Austria, la regione di Salisburgo e la Baviera. Sto aspettando dei portatori di luce. Non sapete cosa sono? Sono dei bambini che portano delle candele nei giorni prima del Natale e le distribuiscono nelle case in modo che la luce del Natale possa illuminare appunto le abitazioni della zona. Ero curioso di sentire perché questi bambini cantano una canzone tradizionale di questa regione, si intitola Stille Nacht, forse la conoscete anche voi. Non la conoscete? Beh, è strano, è conosciuta da quasi 2 miliardi di persone nel mondo, insomma, una delle canzoni di Natale più famose. Va bene, facciamo così. Oggi vi racconto la storia di Stille Nacht. Il Natale del 1818 fu molto freddo in questa regione. Nonostante questo, la popolazione qui nel Salzach, a Oberdorf, aveva deciso di festeggiare il Natale. I battellieri che portavano il sale dalle miniere di Salisburgo verso la Germania, verso la Baviera, tornavano a casa agli approdi. I pastori scendevano dalle montagne con i loro greggi e i loro armenti. Era un Natale sereno e nella piccola chiesa di San Nicola, lì a Oberdorf, il giovane sacerdote coadiutore, Joseph Mohr, stava istruendo il coro per cantare nella veglia di Natale. Tutti pronti? Allora possiamo cominciare, dice il giovane prete, preme un tasto dell'organo, ma non si sente niente. Che sta succedendo? Che succede? Cosa non succede? I bambini rumoreggiano, la situazione sfugge di mano, il giovane sacerdote apre la porticina dell'organo e un esercito di topi viene fuori. Il mantice è rovinato, tutto rosicchiato, l'organo non può suonare. I bambini fuggono inseguendo i topi e il giovane sacerdote si trova da solo, sconfortato. Niente canti per questa veglia di Natale. Ma 2 anni prima, nel 1816, quando era coadiutore a Mariapfarr, questo giovane sacerdote aveva scritto un testo che era stato letto nella notte di Natale del 1816 e che aspettava di essere musicato. Joseph Mohr si ricorda che l'organista di Oberdorf è anche un discreto compositore, fa il maestro in un paesino lì vicino, si chiama Franz Gruber, e allora decide di raggiungerlo per chiedergli un favore. Arrivato alla scuola, dove Gruber sta finendo di correggere i compiti dei suoi alunni, gli presenta il testo, gli spiega in 2 parole cosa è successo e gli chiede di scrivere una musica, una melodia che possa essere eseguita da 2 voci soliste, un coro di giovani esecutori e accompagnato da una chitarra, perché Mohr suona la chitarra e l'organo è guasto, quindi bisogna trovare un'alternativa. Gruber scrive di getto la melodia di questa canzone, che viene eseguita proprio nella vigilia del Natale 1818 da Gruber, che faceva la parte del basso, Mohr, che faceva la parte del tenore e suonava la chitarra, e il piccolo coro della parrocchia di San Nicola. Il testo di Mohr era un testo pieno di speranza, soprattutto di speranza, di pace e di serenità. Dopo le guerre napoleoniche, infatti, la zona del Salzach aveva avuto una storia un po' turbolenta, perché il Salzach fu proprio scelto come confine, come nuovo confine tra l'Austria e la Baviera. Questo perché prima il territorio di Salisburgo apparteneva al principato vescovile di Salisburgo, quello dove era nato Mozart, per intenderci. Il fatto che durante l'epoca napoleonica, insomma, i principati arcivescovili fossero stati sciolti aveva fatto sì che quel territorio, dopo, nella Restaurazione, fu diviso appunto fra l'Austria e la Germania, ma una divisione politica che non corrispondeva alla divisione culturale di quella zona, che invece era una regione unica. Per cui la gente certa aveva vissuto un brutto periodo, carestie, guerre, la divisione dai parenti che stavano al di là del fiume, insomma, un momento di grande sconforto. E questa poesia che Mohr aveva scritto nel 1816 doveva proprio restituire la pace a queste persone, doveva essere una canzone, una poesia di serenità.
Gruber aveva colto il senso di queste parole e di getto, a quanto dicono le testimonianze, aveva composto proprio questa canzone dalla melodia assolutamente orecchiabile. A causa di qualche screzio con il parroco, Mohr lasciò la parrocchia di San Nicola a Oberndorf e partì per non tornare mai più. Qualche anno dopo, un organista, un organaro, in realtà, che si chiamava Karl Mauracher, o Mauracher, io adesso non so, c'è troppo freddo perché io possa anche azzeccare le pronunce austriache, ad ogni modo, questo organaro era andato ad aggiustare il coro di San Nicola lì a Oberndorf e cercando, togliendo trappole per topi, croste di formaggio e così via, aveva trovato uno spartito manoscritto di una canzoncina che decise di usare per provare l'organo appena aggiustato. A quanto ci racconta Gruber nelle sue testimonianze autentiche, appunto sulla nascita di questa Stille Nacht, Mauracher si era innamorato di questa canzone e decise di portarla con sé in Tirolo e usarla sempre per provare gli organi che andava riparando. Quella melodia così semplice e orecchiabile si era diffusa pertanto in tutta il Tirolo, la Baviera, la Bassa Austria, la zona di Salisburgo e così via, diffondendosi poi in Europa, andando in Inghilterra, arrivando anche in Italia. Alcuni dicevano che quella melodia bellissima fosse di Beethoven, altri di Mozart giovanile, ad alcuni la maggior parte non interessava. Era una canzone bellissima che c'era e si cantava così com'era, senza bisogno di farsi troppe domande. Insomma, a metà dell'Ottocento, nel 1854, la Cappella Reale di Berlino sente la necessità di dare una paternità a questa melodia così ormai diffusa nella cultura e nel tessuto popolare. Le indagini portarono proprio al vecchio maestro Franz Gruber, il quale ammise di aver scritto lui quella melodia, firmò un documento con il quale appunto si intestava la paternità e scrisse queste autentiche dichiarazioni sulla nascita in cui ci raccontava la storia che io vi ho adesso riassunto. Perché non resti nell'aura della leggenda, è vero che nel 1995 è stato ritrovato un manoscritto con il testo originale scritto di pugno da Mohr, che riporta le indicazioni testo di Joseph Mohr, coadiutore, e musica di Franz Gruber. La presenza di questo manoscritto, pertanto, ci dimostra, ci conferma che Gruber non era un millantatore, ma un modesto compositore che era riuscito, grazie a un colpo di genio come a volte la magia del Natale provoca, a scrivere una delle canzoni più conosciute del Natale. Questa canzone è stata tradotta in moltissime lingue, anche noi italiani la possediamo, in italiano si intitola Astro del Cielo, che non è la traduzione letterale del testo tedesco, che invece dice Stille Nacht, cioè notte silenziosa, un po' come quella in cui sono immerso adesso io. Non è la traduzione letterale, fu tradotta da un sacerdote bergamasco alla fine degli anni 30. È comunque un testo molto affascinante, quello italiano, che sottolinea come la serenità dei cuori passa anche per la luce delle menti. Bene, io sento in lontananza arrivare i bimbi che portano le candele e quindi adesso vi lascio perché voglio andarmi a godere lo spettacolo. Vi auguro un felice Natale, un serenissimo anno nuovo, perché anche noi, come gli abitanti della regione del Salzach nel 1816 e nel 1818, anche noi oggi sentiamo tanto bisogno di pace e serenità. A presto, buone vacanze questa volta, anziché buono studio.